Va in archivio all'insegna del successo la prima edizione dei giochi Euregio tenutasi tra Caldaro, Appiano, Termino e Bolzano. Calcio ma anche pallamano, tennis tavolo, tiro, pallavolo e gare di nuoto. Queste le specialità che hanno visto circa 750 giovanissimi tra gli 11 e i 14 anni provenienti da Trentino, Tirolo e Alto Adige confrontarsi di fronte ad un folto pubblico riuscendo a dare un forte segnale transfrontaliero. Ma con questi primi giochi a Reggio noi volevamo promuovere un incontro fra i giovanissimi che non sono solo le speranze dello sport ma anche le speranze dei nostri lender. Davanti agli occhi dei tantissimi genitori e ospiti d'onore, i partecipanti hanno dato il meglio di loro stessi. Tra i protagonisti anche gli atleti che hanno dato vita al torneo Special Olympics. L'entusiasmo dimostrato durante le varie competizioni è la conferma dell'ottima riuscita di questa iniziativa. È bello giocare contro le squadre che fanno parte di tutto l'Euregio, come il Südtirol e altre squadre forti come loro. È uno stimolo anche per la squadra e per andare avanti. Speriamo di vincere e il prossimo anno di rifare questa cosa. Penso che il calcio è uno sport molto bello, perché possiamo diventarci di più. Io porto a casa perché possiamo avere la felicità e sempre il divertimento. Non è certo mancata una sana competizione, ma la gioia di praticare sport e la gioia di stare insieme hanno avuto la meglio. Penso che questa iniziativa sia molto importante perché si riuniscono tre culture diverse, tre realtà diverse dal punto di vista calcistico, linguistico, tre territori che formano l'Euregio che si incontrano e è una bella giornata, diciamo, in amicizia tra ragazzi. L'evento si è concluso con la cerimonia di premiazione nella piazza del mercato di Caldaro. Per la cronaca, gli altoatesini hanno potuto primeggiare nel calcio come nel nuoto, nel tiro, nel tennis e nella pallavolo. I trentini sono stati applauditi soprattutto per il ping pong. Il Tirolo del Nord ha avuto successo nella pallamano. Alla fine i padroni di casa dell'Alto Adige hanno anche potuto alzare il trofeo di marmo di Lasa.